Silvia, credo che oggi lo definirei un viaggio quello che ci farà fare, dalla tavola e i riti della convivialità a un'isola lontana, nel circolo polare artico, dove appunto c'è un caveau di sementi. E credo che il filo conduttore di questo viaggio potrebbe essere il cibo, o quello che appunto da questa immagine del seme che ci offrirà attraverso una lettura, anche qualcos'altro, insomma, dalla metafora del seme credo si possa dischiudere altre riflessioni. E ho voluto fare un po' una selezione su momenti vissuti a tavola, quindi sono 100 fotografie di famiglie a tavola. Non è stato difficile trovarle, perché poi insomma 100 sembrano tante, ma sì, le diapositive degli anni 80-90 sì, sono state uno specchio del turismo sicuramente, ma sono anche testimonianze di tutti quei momenti più intimi, vuoi per finire un rovino anche, poi non ho idea di che. Però sicuramente c'era già la volontà di volerle mostrare in comunione con altri, cioè la diapositiva nasce per essere proiettata e quindi c'è la comunione proprio di quello che si sta guardando. Quindi, insomma, io non sono l'autore di questi scatti, quindi... Quindi te le inventi le storie. E quindi sì, sì. Quindi vorrei raccontarvi una storia che penso possa valere per tutte 100 queste diapositive. Vediamo che cosa ne uscirà fuori. Vai. E non è lungo, non mi spaventate, un capitolo, ma non è lunghissimo. Questo l'ho letto, è bellissimo. Sì, qual è? È quello della storia del mondo... tramite il cibo. Se l'abbiamo accanto. C'è anche sulle bevande. Sì, sì, bellissimo. Come si intitola? La storia commestibile dell'umanità è quello dello stesso autore, è una storia del mondo in 6 bicchieri. Sì, io non l'ho letto. Bellissimo. Allora, questo capitolo si intitola Ingredienti del futuro. Su una remota isola del circolo artico, a più di 1000 chilometri dal polo nord, un futuristico cuneo di calcestruzzo sporge dalla parete innevata di una montagna. All'esterno, acciaio riflettente, specchi e prismi riflettono la luce polare durante i mesi estivi, facendo luccicare l'edificio come una gemma incastonata nel paesaggio. Nel buio dell'inverno brilla di un'inquietante luce bianca, verde e turchese, grazie alle 200 fibre ottiche, rendendo l'edificio visibile a chilometri di distanza. Dietro le sue pesanti porte d'acciaio, un tunnel di cemento armato si estende per 125 metri nella roccia. E dietro un'altra serie di porte e 2 camere d'equilibrio ci sono 3 caveau, ognuno lungo 27 metri, alto 6 e largo 10. Questi caveau non contengono oro né opere d'arte, progetti segreti o armamenti super tecnologici. Ospiteranno invece qualcosa di molto più prezioso, probabilmente il più grande tesoro dell'umanità. I caveau saranno riempiti di miliardi di semi. Lo Svalbard Global Seed Vault sull'isola norvegese di Spitsbergen è la più grande e sicura struttura per l'immagazzinamento delle sementi. I semi al suo interno sono conservati dentro a buste grigie a 4 strati, fatte di polietilene e alluminio, chiuse in scatole sigillate e stoccate sugli scaffali di 2-3 caveau. Ogni busta contiene in media 500 semi e la capienza totale della struttura è di 4,5 milioni di buste, cioè più di 2 miliardi di semi, potenzialmente la banca dei semi più grande del mondo. Quando il primo caveau sarà mezzo pieno, lo Svalbard Global Seed Vault sarà la più ampia raccolta di semi al mondo. Lo scrupoloso progetto dell'edificio e la sua posizione dovrebbero anche farne la collezione più sicura. Ci sono circa 1400 banche dei semi nel mondo, ma molte sono esposte a guerre, disastri naturali e situazioni economiche precarie. Nel 2001 i guerriglieri talebani hanno devastato una banca dei semi in Afghanistan che conteneva antichi tipi di noce moscata, mandorla, pesca e altri frutti. Nel 2003, durante l'invasione americana dell'Iraq, una banca dei semi di Abu Ghraib è stata vittima di saccheggi e sono scomparse varietà rare di grano, lenticchie e feci. Buona parte della collezione presso la Banca Nazionale dei Semi delle Filippine è andata perduta nel 2006, quando fu invasa di acqua melmosa durante un tifone.
una banca dei semi dell'America Latina ha rischiato di perdere la sua raccolta di patate quando i suoi frigoriferi si sono rotti. Quella del Malawi è un freezer in un angolo di una baracca di legno. A parte i pericoli naturali, spesso i fondi sono precari. L'intera banca dei semi del Kenya ha rischiato di scomparire perché i suoi amministratori non riuscivano a pagare le bollette di energia elettrica. La struttura delle Svalbard, che fungerà da sostegno per tutte queste banche nazionali, è stata progettata per ridurre al minimo i rischi di origine umana e naturale, e i suoi costi di gestione saranno pagati dal governo norvegese che ne ha finanziato la costruzione. Oltre a essere stato edificato in uno dei luoghi più remoti della Terra, il cavo delle Svalbard è ben protetto da porte d'acciaio e serrature a codice, è monitorato dalla Svezia grazie a un circuito video ed è protetto dai rilevatori di movimento installati intorno al sito. Gli orsi polari sono un ulteriore deterrente contro ospiti indesiderati. È raro che la gente del luogo si avventuri fuori dai centri abitati senza un buon fucile. Inoltre, la struttura è stata costruita in una montagna geologicamente stabile con un basso livello di radiazione di fondo e si trova a 130 metri sul livello del mare. Perciò resterà intatta anche dovessero realizzarsi gli scenari più pessimistici di innalzamento degli oceani. Il sistema di refrigerazione del cavo, alimentato da miniere di carbone locali, manterrà i semi a meno 18 gradi centigradi. Anche se il sistema di refrigerazione dovesse guastarsi, la posizione del cavo, ben al di sotto del permafrost, garantisce che la temperatura interna non superi mai i meno 3,5 gradi centigradi, quanto basta a proteggere la maggior parte dei semi per molti anni. Lo scopo del cavo delle Svalbard è di fornire una polizza di assicurazione contro minacce a breve e lungo termine. Sembra probabile che la minaccia a breve termine, lo sconvolgimento dell'agricoltura mondiale a causa del cambiamento climatico, farà sì che il cibo influenzi nuovamente il corso del progresso umano. In molti paesi il cambiamento climatico potrebbe far sì che gli anni più freddi della fine del XXI secolo siano più caldi degli anni più roventi del XX secolo. Quindi le condizioni in cui vennero sviluppate le varietà odierne delle colture più diffuse non esisteranno più. William Klein, che studia l'impatto economico del riscaldamento globale a Washington, prevede che entro il 2080 il cambiamento climatico ridurrà la produzione agricola del 10-25% nei paesi in via di sviluppo, a meno di non correre ai ripari. In certi casi l'impatto sarebbe molto più drammatico. La produzione alimentare dell'India potrebbe crollare del 30-40%. La produzione agricola di certi paesi sviluppati, invece, che di solito hanno temperature medie più basse, potrebbero crescere leggermente con l'innalzarsi della temperatura. Lo scenario più preoccupante è che potrebbero scoppiare guerre per il cibo, in quanto la mutata produzione agricola porterebbe a carestie diffuse e a carenze alimentari, scatenando conflitti per garantirsi l'accesso alla terra e alle risorse idriche. Lo scenario più ottimistico è che l'agricoltura riesca ad adattarsi ai cambiamenti del clima, che in certa misura sono inevitabili anche se l'uomo riuscirà a ridurre radicalmente le emissioni di gas serra nel corso del XXI secolo. Quando terre un tempo fertili diventeranno troppo aride per l'agricoltura, ci sarà bisogno di semi con caratteristiche nuove. Ed è qui che entra in scena la banca dei semi delle Svalbard. La diffusione delle varietà ad alto rendimento, avvenuta sulla scia della rivoluzione verde, implica che si stiano perdendo molte varietà tradizionali. Ad esempio, dei 7100 tipi di mele che venivano coltivati nell'America nel XIX secolo, 6800 sono oggi estinti. La Food and Agriculture Organization degli Stati Uniti stima che a livello mondiale nel XX secolo si è andato perduto circa il 75% delle varietà agricole e che altre varietà stiano scomparendo alla velocità di una al giorno. Queste varietà tradizionali molto spesso producono raccolti meno abbondanti di quelle moderne, ma nel loro insieme rappresentano una risorsa genetica preziosa che va conservata in vista di utilizzi futuri. Pensate al caso di una varietà di grano nota come PI178383, un tipo di frumento assolutamente inutile secondo Jack Harlan, il botanico americano che nel 1948 ne raccolse un campione in Turchia. Pativa di inverni freddi,
aveva un culmo lungo e fragile che lo faceva allettare ed era soggetto a una malattia detta ruggine fogliare. Ma nel 1963, quando gli agronomi cercavano il modo di rendere il grano americano resistente a un'altra malattia, la ruggine striata, il frumento turco si rivelò preziosissimo. I test mostrarono che era immune a 4 tipi di ruggine striata e ad altre 47 malattie del grano. Fu incrociato con varietà locali e oggi quasi tutto il frumento coltivato nel nord-ovest americano discende da quell'ibrido. Le spedizioni botaniche di Harlan, effettuate in grande semplicità, spesso a dorso di muro, avevano fruttato un materiale genetico inestimabile. In poche parole, non c'è modo di sapere quali varietà si dimostreranno utili in futuro, perché tollerano bene la siccità, sono immuni alle malattie o resistono agli infestanti. Dunque, la cosa logica da fare è conservare quanti più semi nell'ambiente più sicuro possibile. Esattamente il compito a cui è deputata la struttura delle Svalbard. Il deposito è anche un'assicurazione contro le minacce a lungo termine. Forse un giorno, in seguito a una guerra nucleare, l'impatto di un asteroide o qualche altra calamità planetaria, la civiltà umana dovrà essere ricostruita da zero, a partire dalle sue fondamenta più profonde, l'agricoltura. Alcuni dei semi conservati alle Svalbard possono sopravvivere per millenni, anche se il sistema di refrigerazione dovesse spegnersi. I semi di grano possono durare 1700 anni, quelli di orzo 2000 anni e quelli di sorgo ben 20.000. Magari tra centinaia d'anni un'intrepida banda di esploratori si dirigerà verso l'arcipelago delle Svalbard per recuperare gli ingredienti indispensabili a far ripartire il processo inaugurato nel periodo neolitico circa 10.000 anni fa. In effetti, nonostante il suo design futuristico e le sue caratteristiche high-tech, la banca delle Svalbard ha uno scopo che riecheggia il neolitico: tenere i semi al sicuro. Fu infatti proprio per la possibilità di conservare i semi, in previsione di eventuali carestie, che l'uomo cominciò a interessarsi ai cereali, e tale interesse lo mise sulla strada della domesticazione, dell'agricoltura e di tutte le altre conseguenze narrate in questo libro. Dall'alba dell'agricoltura fino alla rivoluzione verde, il cibo è stato un elemento essenziale della storia umana. E sia che la raccolta conservata alle Svalbard si riveli presto un'utile risorsa genetica, sia che fornisca i semi che consentiranno all'umanità di rimettersi in piedi dopo una catastrofe, il cibo sarà di certo un ingrediente vitale nel futuro dell'uomo. Però è una storia che parla sì di un archivio, parla di conservazione, ma parla di futuro. Mm. Guarda quanti piatti. E queste torte qua, col vignè così, ma chi, cioè chi le fa più? Le fanno? Le fanno Carignano.